Allora, è una storia che viene anche questa un po' da lontano, nel senso che prima della neutralità filmica c'era anche un po' la neutralità letteraria, la neutralità, la medianità più che la neutralità. Cioè le Marche sono un territorio mediano, fisicamente, oggettivamente, geograficamente lo sono prima di tutto, e questa cosa in qualche modo riverbera anche nel carattere del marchigiano, che è scevro da picchi in un senso o nell'altro, è sempre un po', come dire, il buon senso comune. Questa forse. Questa è forse più una fama filmica, è forse più una fama filmica che non una realtà vera, però di fatto il cinema ti porta questo, cioè questa sorta di saggezza a volte proficua, a volte un po' limitante, perché poi è una saggezza che ti impedisce di andare avanti, di esagerare, di sperimentare cose nuove. I film girati nelle Marche sono o un filone un po' più, come posso dire, a volte pecoreccio, in cui il marchigiano è quello un po' che si arrangia, che ha, sì, ha questa saggezza, ma quello che risulta è la parte quella un po' più meno nobile, ecco, diciamo così, meno nobile. Una buona chiave interpretativa era stata quella fatta anni fa del binomio Leopardi, Giacomo Leopardi e Monaldo Leopardi, il padre, dove il padre era quello più pecoreccio, un po' più alla buona, e Monaldo era il genio invece. Diciamo che mi piacerebbe che le Marche si muovessero verso la genialità di Giacomo, più che verso la. Questa scelta della neutralità è stata più che altro rilevata e La stanza del figlio è stata forse la scelta più, la realizzazione filmica più evidente di questa neutralità, perché era così evidente che Moretti avesse voluto un'ambientazione che non interagiva, ma che era proprio una testimone muta e dignitosa, ma molto, molto seria, molto forte come presenza. Quindi direi una neutralità assolutamente positiva, non una neutralità giocata al meno, ma giocata al più. Credo che sì, i tempi siano maturi perché il territorio non superi questo imbarazzo. C'è sempre un po' la cosa della serie, no? Sei venuto a girare che ti chiedo anche qualche cosa per carità, cioè ti do tutto quello che mi chiedi. Io non credo che questa sia un'operazione, cioè, giusta per chi amministra il territorio. Chi amministra il territorio deve fare il massimo per il territorio, il massimo è farlo conoscere, farlo girare, quindi bene a inserire gli extra nei DVD, cioè bene a una trattazione. Quindi smettiamo di fare solo la risposta a una domanda e cominciamo a fare noi delle domande o delle profferte. Per esempio, io direi cominciamo a chiedere delle sceneggiature che integrino l'ambiente, cioè cominciamo a interagire, non è un'operazione di arroganza, è un'operazione di spostiamo i confini del territorio, non è che la dovete fare per. Si spera di poter armonizzare, venite prima a vedere, allora perché no? Si fanno dei fan trip, si invitano gli sceneggiatori, i registi, venite a vedere il territorio, state qui una settimana, mangiate, vi rendete conto, odorate, sentite il territorio e vedete se vi viene un'idea. Poi magari si può anche ricorrere a film fund, a incentivi fiscali, però non da zero, non solo perché venite a girare, ma perché venite e date al territorio un'immagine di sé che il territorio è felice di dare. Sì, sono molto contenta di questa cosa perché veramente lavoriamo con i tesisti da 2 anni. Molti di loro ci stanno ringraziando perché non è che gli diamo solo i materiali, ma gli diamo i consigli, diciamo come fare. Molti di loro li risentiamo e cominciano a organizzare nuovi tour, cominciano a fare nuovi map, cioè grazie ai consigli che gli sono stati dati. Credo profondamente che da questo possa venire una nuova generazione di tutto, una nuova generazione di film commission, una nuova generazione di amministratori del territorio, perché se questi ragazzi andranno imbucati in qualche assessorato, in qualche amministrazione pubblica, io mi auguro che le amministrazioni pubbliche cambino e che siano vivificate da questo. Quindi è stato un piacere dargli queste informazioni ed è stato un piacere capire che di ritorno noi avevamo una mole di materiale incredibile, raccolto e organizzato, quindi ora metterlo in rete sarà un piacere per tutti, anche per chi ci lavorerà.